Appassionati di hockey, buonasera in diretta dal Centro Sportivo Polivalente, decima giornata Coppa Italia di Serie 2, 23-24, Girone C, incontro Gamma Innovation, Sardana, Forte dei Marmi. Iniziata la gara, una difficoltà all'estremo difensore di Versiliese, Kerekes, riparte il forte, ora c'è il blu. Giovanelli a lato della porta sarzanese. Angeletti, in mezzo rete, Tognacca, trova il pertugio e trafigge Bertozzi. Lorenzo Giovanelli, Kerekes, chiude Andreoni, ben appostato. Con il guantone, insiste forte, caccia a guerra, trova Perroni in mezzo davanti a Bertozzi, rete, raddoppio di Tognacca e doppietta personale. Lavagetti, e ora c'è un blu. Per protesti a Tommaso Giovanelli. Quando sono trascorsi 5 primi 8 secondi all'inizio del secondo tempo, Tognacca chiude Bertozzi. Poi Tognacca e Bertozzi vengono a contatto, c'è un ingaggio a due. Pistelli, Perroni, Lavagè. Tognacca, tripletta! Tognacca! Dopo 6:56, tripletta personale. Poi in mezzo Peroni precipitoso per Angeletti. Caccia a guerra! Si oppone la grande Andreoni, in bello stile. Ancora Gabriel Ambrosio. Da fuori, chiude Andreoni, poi Bicicchi. Ancora Andreoni, ancora il forte che le tenta tutte, Bicicchi in mezzo, rete con Gabriel Ambrosio, chiude Andreoni, recupera Lavagetti, troppo lunga per Pistelli, allungato la massa pericolosamente Lavagetti, 2 minuti, come da regolamento parte Bicicchi. Rete, accorcia il forte che ci porta a meno uno, Bicicchi a 10:59 dalla fine dell'incontro, riapre la gara per la formazione versiliese. Ora il forte getterà tutte le risorse e c'è un altro blu per Tognacca. Bicicchi contro Andreoni, niente da fare, sempre il risultato rimane sul 3-2, fortunatamente per la formazione rossonera. Ancora Bertozzi, Gabriel Ambrosio. È ancora in power play forte. E segna il pareggio con Bicicchi che trova il pertugio. Perroni. Chiude Bertozzi, recupera Angeletti. E poi rete! Pistelli, questa volta colpo sicuro su imbeccata di Angeletti. Con Balestero. Che ci prova e pareggia a 20 secondi dal termine. Ballestero e time out. Da fuori e termina l'incontro da Sarzana. 4 pari in questa ultima gara del 2023 tra le due formazioni in pista. 4-4.